Ciao a tutti, guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti in questo nuovo video. Ho aspettato un po' a registrare perché ho ancora 5-6 video di gennaio 2000, no, penso 5 video di gennaio 2021, perché in molti mi avete strillato che io non sono video vecchi, 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 e quindi ora ho il problema che mia madre è uscita, visto che sta in ferie fino al 12 aprile. E io non con lei in casa fino alle 3 di notte perché soffre di insonnia, quindi non posso neanche registrare la notte. Ora vedremo un po' se dopo il 13 aprile registrerò gli altri 5 video mancanti di questa categoria che sono state registrate ad aprile. Avranno la validità verso maggio perché sono 6 in totale, sono dimezzati anche. Non si parla di Sailor Moon, ma si parla di anime e manga. Torno a parlare della review manga del terzo volume del manga di Long McKnight di Kaoru Tada, Kiss Me Licia, conosciuto in Italia, il volume 3. Io ho la prima edizione del 2000. 2002, era uscito a settembre del 2002, l'euro 3,10 costavano, io le ho pagati 3 euro sempre sui 3 euro su Amazon un paio di anni fa, un po' più altini del 10 centesimi. Non si trovano più su Amazon questa versione, ma c'è la versione della Goen, la seconda edizione della Goen, che mi sembra che è uscita nel 2012 o nel 2015, che vi metto con l'affiliazione Amazon, chi vuole comprare questo se gli manca, oppure tutta la serie di Long Night, i 7 volumi del manga. Va bene. Se no io faccio i miei video lunghi lunghi. Che cosa succede? Aspettate, metto qui. Che cosa accade? Cosa accade? Ora non so se questo video sarà diviso in due parti, ora vedremo un po'. C'è una differenza manga anime, perché hai Echo, Licia in Italia. In questo volume, soprattutto nel manga, ha paura dei giudizi delle altre persone, cosa che nell'anime, scusatemi, ho fatto ballare il tavolo, nell'anime degli anni 80 sembrava che non gli importasse nulla dei giudizi degli altri. Però in questo caso nel manga la giudicano per il suo amore o relazione, sentimento verso Go, Mirko in Italia. E ha paura che la sua migliore amica, penso sia la migliore amica, Izuzu, Manuela in Italia e Satomi la possano giudicare o reagire male se scoprono che lei è innamorata di Go, Mirko in Italia. Come nell'anime c'è un particolare che riguarda Shizu, Andrea. E Hideki andrà in Italia per la questione delle bambole dei sposi. Voi sapete le bambole dei sposi, io questo lo posso dire perché è uguale di qua e di là. Nel manga c'è questa scena: lui paga con una banconota dei Monopoli. Sapete che negli anni 80 c'era il Monopoli. Lo è a tutt'ora. Io personalmente ho due monopoli. Avevo tanti anni fa il monopolino della Disney, non si sa che fine ha fatto. Poi io sono andato a abitare giù a Napoli con i miei nonni materni e erano i miei nonni materni che mi avevano regalato a me e il mio fratello di Firenze questo monopolino. Nell'età adulta, il primo monopoli che ho ripreso è quello inglese della DC Comics e un autoregalo di compleanno, penso, un regalo di compleanno di qualcuno, mi hanno regalato cioè, il secondo Monopoly in italiano, quello di Sailor Moon, ovviamente non poteva esserci. Monopolino era un po' diverso, ma era simile. Ora c'è il Monopoly della Disney che sono tutti i personaggi. Ascizo paga con questa banconota del Monopoly. Negli anni 80 non c'era internet, non c'erano i computer. C'erano ancora i giochi da tavola, il Monopoli. E
Ma la cassiera del negozio se ne accorge che il bambino di 5-4 anni, non so quanti anni ha nell'anime, nel manga, gli ha dato una banconota falsa e si arrabbia col bambino. Hayeko e Mirko lo vengono a sapere e vanno nei grandi magazzini dove lui nella stanza con il direttore dei magazzini, come era accaduto nell'anime. Qui accade lo stesso. Go trova suo fratellastro perché il padre ha avuto una relazione con la madre di Ashizo Hideki, che è morta nel manga. Qui è morta mentre nell'anime è viva, sta a Parigi, abita. Il direttore dei grandi magazzini. E lui dà uno schiaffo, il fratello maggiore dà uno schiaffo al fratello minore, Ashizo. Come nell'anime, stessa scena, per questo motivo Ashizo andrà in Italia, loro due, che sono Hayeko e Go, litigano pesantemente e Go accusa Hayeko di viziare Ashizo. Diciamo così, essendo un po' arrabbiato, il fratello maggiore incolpa a Hayeko. Iacco, Licia in Italia, che il fratellastro è venuto, lo sta viziando, diciamo così, porta anche questa litigio. Beehive, quindi, come nell'anime, c'è un altro particolare che riguarda il gruppo rock di Go, i Beehive, deve fare una serie di concerti in altre città giapponesi. Siamo negli anni 80, la musica punk, il genere musicale di Go che suona, canta, era molto, stava spopolando nel Giappone del mondo reale, anche nel mondo, diciamo così, dei personaggi di Love McKnight, la musica. La boy band stava avendo il suo culmine di successo, diciamo così. L'ho detto giusto. Nel manga, loro devono andare a Tokyo e c'è un evento particolare perché abbiamo anche una data. E sono gli inizi del 1982, anzi, nell'aprile dell'82, all'inizio ho sbagliato io. Perché questo evento particolare nell'aprile dell'82 fa una specie di salto in avanti nel tempo, salto cronologico di un mese. Quindi c'è un evento importante che accade nell'aprile 1982, ma ora all'inizio del terzo volume. Siamo a marzo del 1982. Go e Hayeko da fine febbraio. Quindi, allora abbiamo anche per quanto riguarda la questione. Scusatemi che sono un po' impappinato, avevo scritto degli appunti tanti anni fa, ho scritto proprio fretta e furia. A volte alcune parole, alcune cose non sono nelle. Quindi, allora. Il litigio, la banconota degli sposi, diciamo, la banconota del Monopoli, questi episodi avvengono a fine febbraio dell'82, mentre è passato metà mese di marzo, un mese, perché Hayeko e Go da quel momento, da fine febbraio, non si vedono. Non si parlano più. E poi Go era impegnato con i BI perché ad aprile c'era una serie di concerti che dovevano andare a Tokyo. Nell'anime è stato fatto a Tokyo, è stato ambientato nel manga e Osaka, che è la parte sud, centro-sud del Giappone, no, parte meridionale. Tokyo invece sta un poco più distante, però da Osaka a Tokyo penso siano un paio d'ore, non è tanto vicino.
Però il bambino ha sciso dalla finestra di Aieko. Ogni giorno passa insieme a Giuliano in Italia. Il bambino passa per la casa di Aieko e dalla sua finestra pensa, crede di aver visto Aieko e dice che è solo la sua, però ha dei dubbi, dice ma probabilmente potrebbe essere Aieko oppure Iacco oppure no, Licia in Italia, per chi non conosce i nomi giapponesi devo dire anche i nomi, quelli lì purtroppo, per me esistono Iacco e Aieko, Go e Ashiz, Hideki, basta, e Giuliano. Il mio punto di vista. In realtà non è stata un'immaginazione del bambino, perché dice che è vero, afferma Kaoru Tada. Go e Giuliano sono andati di sera sotto il mambo. Perché poi il Giuliano, il gatto, porta Go in davanti al locale e all'appartamento di Aieko? Forse c'era anche Ashido, ora qui ho scritto degli appunti, probabilmente il bambino, il fratello maggiore e il gatto, tutte e tre insieme, facevano le passeggiate, fanno le passeggiate in quel mese di marzo 1982. Non so, il gatto Giuliano vuole far pace intelligente ai Aieko e Go, cioè qualcosa avevano escogitato, forse Ashizo e Giuliano. I Beehive, dopo questo episodio, partono per Tokyo come nell'anime. Vediamo Aieko piangere che non aver salutato Go in compagnia di Ashizo. Allora, nell'anime è diversa, penso potrebbe essere un quartiere di Tokyo. Potrebbe essere un'altra città vicino Tokyo, ora non mi ricordo l'anime. Nella stazione metropolitana, chiamiamola stazione dei treni, di Osaka. Qui io sto parlando del manga che è ambientato a Osaka, città natale della defunta Kaoru Tada. Aieko arriva nella stazione dei treni insieme al bambino, ma non riesce a salutare Go, che era con gli altri del gruppo, erano già dentro il treno perché dovevano andare a Tokyo. Io sto parlando della versione cartacea. Alla stazione Aieko e Go fanno pace, perché sembra... però succede che qualcosa non è ancora salito sul treno, oppure è riuscita a prendere, a trovarlo da faccia a faccia. Sembra di sì, Aieko e Go si incontrano, che dico, e qui ci spiega che fanno pace e lui dice a lei di non averlo tradito con altre ragazze e dice che aspetta lei e Ashizo fra un mese, aprile del 1982, deve ritornare ad Osaka per il primo giorno di asilo. Allora, siamo a Tokyo, probabilmente, come nell'anime, anche nel manga è ambientato sta scena a Tokyo. Ora non so bene, qui perché è passato 2-3 anni quando ho letto. Ashizo deve ritornare a Osaka perché c'è il primo giorno di asilo, diciamo così. Go rivela, diciamo così, a Aieko di non averlo tradito con altre ragazze. Ashizo da Go nel manga la bambola vestita da sposa. Ora non mi ricordo se nell'anime c'è questa scena della bambola che vengono date perché vengono separate. Mi sembra di sì, che è la stessa cosa. Allora ragazzi, io il video vado un po' avanti, diciamo così, perché ragazzi, qui è un po' troppo. Come nell'anime, anche qui Ashito inizia ad andare all'asilo e ci fermiamo qui, se no il video viene troppo lungo.
primo video per la mia collaborazione extra nel Sailor Team, dai miei social network da Facebook a Telegram, i youtuber del team da Franone Matagiana a Chiaraciu, il blog del Sailor Team lo trovate sempre nell'info box, il mio secondo canale Random Tumble Boys e la mia collaborazione con sharetube.it. Trovate il sito e il codice sconto Sailor Shar nell'info box. Poi vi spiegherò, in breve posso dire chi è youtuber emergente, ha problemi di editor, di loghi, di creazione di pagine, sharetube.it vi potranno aiutare, e se volete usufruire del codice sconto lo trovate nell'info box che esce pure qui, è comparso Sailor Shar. Ciao e ci vediamo al prossimo video, che ora non mi ricordo qual è. Sembra anime manga degli anni 80. Ciao!